Un importante appuntamento sul tema della legalità e del contrasto alle mafie si è tenuto presso l'Istituto Superiore di Istruzione Giovanni Paolo II di Diamante, in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale. Ospiti dell'incontro il magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia e procuratore aggiunto presso la Procura del Tribunale di Reggio Calabria Nicola Gratteri e il giornalista, scrittore e massimo esperto di 'ndrangheta a livello internazionale Antonio Nicaso, autori di diversi libri che nel corso degli anni sono diventati opere di riferimento sulla storia della criminalità organizzata, a veri e propri bestseller. Spunto di partenza dell'iniziativa Oro Bianco, un libro che ripercorre le tappe di un business a cui la 'ndrangheta tiene molto, quello della cocaina, divenuto ormai frutto di un commercio planetario. L'incontro è stato l'occasione per approfondire, attraverso il diretto coinvolgimento dei numerosi studenti, un argomento di particolare rilevanza e attualità come quello del traffico internazionale della droga, in particolare della cocaina, un ambito criminoso nel quale la 'ndrangheta ha un ruolo da protagonista se non di preminenza, tanto da far dire ai due che le organizzazioni criminali del narcotraffico somigliano sempre più all''ndrangheta. Gratteri e Nicaso sono da sempre molto sensibili verso l'educazione dei giovani, quale strumento di prevenzione nella lotta alle mafie, e per questo viaggiano nel mondo della scuola e dell'università, in Italia e all'estero, per incontrare i giovani e spiegar loro il perché non conviene essere mafiosi. Un patto con il diavolo di faustiana memoria, così come l'ha definita l'onorevole Ernesto Magorno, membro della Commissione parlamentare antimafia. Con una metafora, bisogna far capire ai cittadini e soprattutto ai ragazzi che tra la criminalità organizzata e i poteri, anche i cittadini, c'è un rapporto faustiano. Lo ricordo a me stesso, Faust fa un patto con il diavolo, diventa l'uomo più potente del mondo, però poi il diavolo gli porta il conto. Ecco, il punto è questo. Non bisogna avere rapporti faustiani né con l''ndrangheta né con nessun altro potere, perché prima o poi i poteri ci portano in conto. Per capire le mafie bisogna conoscerlo, solo così si può decostruire il mito che l'ha alimentata sin dalle origini, generando quelle che Nicaso ha definito un favorismo morale. Purtroppo è un momento critico, un momento di grande difficoltà dal punto di vista economico, quindi purtroppo, ahinoi, l''ndrangheta ha vita facile da questo punto di vista nel reclutare giovani leve in ragazzi disoccupati, disperati. E quindi ci vuole un ritorno alla famiglia, una maggiore sensibilizzazione nei confronti della famiglia, ci vuole una scuola diversa da quella che c'è oggi e poi una politica che si svegli ad essere più attenta ai bisogni della gente. La lotta alle mafie si combatte su più fronti, ma la scuola deve essere sempre in prima linea, educando i valori della legalità. Sì, certamente, la mafia non si combatte soltanto con le manette delle sentenze, c'è bisogno anche della società civile, c'è bisogno della famiglia, c'è bisogno della scuola, che è una grossa agenzia educativa. Bisogna formare i giovani e i giovani devono scegliere da che parte stare, lo devono fare subito, se stare dalla parte della consapevolezza o se stare dalla parte dell'indifferenza. Quella di Gratteri e Nicaso sono state delle vere e proprie sollecitazioni, rivolte alle nuove generazioni, a costruire il proprio futuro con sacrificio e dedizione, inseguendo i loro sogni, nel rispetto della legalità, ma anche delle regole del vivere comune e civile, dei valori, del rispetto dell'altro e del mondo in cui viviamo.